Napoli-Milan femminile 0-1, Milan che vince soffrendo per 97 minuti, Napoli in grande spolvero, soprattutto in fase tattica, Milan troppi errori in fase di transizione, troppi errori in fase difensiva, ma poi al 96esimo realizza un gol importantissimo con Loren che davanti praticamente una sorta di mischia. Riesce a metterla sotto la traversa. Sono 3 punti d'oro. Sei d'accordo? Sono d'accordo, tengo il risultato di oggi perché la prestazione per me non c'è stata. Il Napoli non ci ha messo in grandi difficoltà, c'è stato molti errori difensivi. Ci sono state due occasioni almeno nettissime che magari altre squadre avrebbero concretizzato. Non possiamo fare questi errori in disimpegno. La squadra fisicamente sembrava aver subito quasi la sosta piuttosto che aver ricaricato le energie, diciamo, è stato più una manna dal cielo il gol arrivato in pieno recupero. Ecco, quella la giocatrice che paradossalmente forse hai visto più scuro che chiaro. Potrebbe essere Staskova? Staskova mi sembra, volendo fare un paragone col maschile, una Giroud, nel senso difende molto bene la palla in area di rigore, magari qualche pallone sporco riesce a trasformarlo anche in occasione, però forse ecco, ho visto meglio Marinelli paradossalmente. Perché la tecnica sicuramente non le manca, magari le è mancato quel guizzo decisivo. Però tra tutte sicuramente forse facendo un podio metterei Marinelli, Staskova, Dompig. Ecco, oggi Laura Fusetti ha compiuto le 100 presenze in Serie A con la maglia rossonera, un traguardo importantissimo per lei, lei che è qui al Milan da tantissimo tempo, così come Bergamaschi, ormai una delle poche senatrici rimaste. Come giudichi la sua prestazione e se secondo te in difesa il Milan ha un po' di coperta corta, pur ritrovando Piga che comunque non è ancora al meglio, non è ancora al 100%, e Swebe che anche lei ha avuto qualche problema fisico. Allora, per quanto riguarda la prestazione di Fusetti, secondo me nel primo tempo comunque bene, nel senso il Milan ha rischiato poco, nel primo tempo non ci sono state queste grandissime occasioni, lì dove poi il Milan ha incominciato a soffrire, purtroppo ha sofferto anche per qualche suo errore di troppo su tutti quelli che stava causando il gol dell'Abanosic. Poi per il resto, per quanto riguarda la difesa, secondo me il Milan non può prescindere dalla presenza di Swoby. Secondo me è il perno attorno al quale deve girare la difesa. La sua presenza è imprescindibile. Sono curioso di vedere la piga, nel senso anche magari dal primo minuto, per capire un attimino che coppia può essere con Swaby, ma sicuramente poi ovviamente Arnautović ha fatto solita fatica, soprattutto in uscita. Fusetti già ho commentato, quindi va un po' rivista sicuramente la difesa, però magari ecco Swaby e se Fusetti, scusami, non Fusetti ma Piga dovesse poi riuscire a far bene, può essere una buona base di partenza. Ecco, il 7 ottobre sarà Milan-Juventus, big match, Milan che arriva oltretutto contro la vecchia signora da comunque un buon risultato nella pole scudetto dello scorso anno, e anche in campionato, ricordiamo, 2 vittorie, un pareggio, una sconfitta, ma quella sconfitta paradossalmente il Milan giocò molto bene e perse immeritatamente a Torino. Quindi, insomma, ti aspetti la stessa tipo di partita, oppure forse con l'assenza di una giocatrice così importante come Martina Piemonte lì davanti sarà una partita anche un po' più difficile, ci Ma sarà meno spazio.
Sicuramente Gans ha dimostrato nelle ultime sfide comunque che ha capito come scendere in campo, come disporre, come mettere in difficoltà questo tipo di avversario. Poi abbiamo, è vero, mancherà Martina che comunque contro la Juventus spesso era stata decisiva comunque con le sue giocate, però abbiamo adesso Saskova che comunque di Juventus se ne intende, quindi magari può far sì che magari la sua esperienza nel campo comunque juventino, ecco, mettiamola così, possa magari dare una mano e offrire qualche soluzione tattica in più a Gans. Alla fine, comunque, certo, Andrea non è Martina, ma sa comunque come farsi valere. E quindi per il momento è tutto da qui dallo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola. Il Milan ha battuto 1-0 il Napoli, 3 punti d'oro, reti di Loran al 96esimo. Un saluto per il momento da Luca Marinetti e Daniele Grassini.